Ciao ragazzi, eccoci qua con la seconda parte, chiamiamola così, del video haul della volta scorsa sulla mia Obonichi. Ebbene, è arrivato il pacchettino da Stilo Stile con gli ultimi acquisti che ho fatto e adesso vi faccio vedere che cosa ho acquistato e andremo assieme ad inserire tutte queste cose nella mia Obonichi. Ok ragazzi, questo è il pacchetto. Aprendolo ho trovato all'interno, vabbè, questo è tutto il riassunto del mio ordine. Questi sono favolosi, però danno un po' troppo fastidio. E come prima cosa ho trovato questo, che è una sorta di, sembra bianchetto al primo impatto, in realtà è un rullino con all'interno degli stickers, che sono principalmente questi che vedete qua sopra. Adesso lo apriamo assieme perché non l'ho ancora aperto in realtà. Io mi sono, insomma, limitata a fare una sorta di apertura del pacchetto per TikTok e il reel di Instagram. Come si fanno a non rompere queste chiusure qua? È assurdo, è impossibile non romperlo. Ecco qua, guardate che carino che è. Sembra davvero a primo impatto un bianchetto, vedete? In realtà, come si può notare anche da qua, all'interno ci sono gli stickers. È un rullino di stickers. Guardate che bello. Lo proverei qua su questo foglio, quindi vi giro un attimo la fotocamera. Ok, ragazzi, penso che si riesca a vedere così. Oh, wow! Non mi aspettavo che fosse così scorrevole. Questi sono alcuni degli stickers che ci sono dentro, bellissimi tra l'altro. E niente, questo lo userò sicuramente sulla mia Obonichi. Poi, altra cosa che ho preso è il quaderno, questo qua è un quaderno classico a quadretti e tra l'altro le linee dei quadretti, non so se riuscite a vederle, sono di un color quasi rosa rossiccio, ma molto delicato. Classico foglio dell'Obonichi, quindi abbastanza sottile. E questo lo andrò ad inserire poi all'interno dell'Obonichi. Altra cosa che ho preso, infine, sono state queste due cose. Allora, questo è un separé. È più che altro, più che un separé, è un segnagenda. Come se fosse un segnalibro, però da utilizzare sull'agenda. Ed è con questa stampa qua di questo elefantino. Vedete? Vi segna praticamente la pagina del giorno, fa anche da righello e il disegno è così, si può utilizzare sia in questo modo, quindi con questa stampa, che con quest'altro, che preferisco più questa, sinceramente. E poi, sempre della stessa collezione, ho preso questi stickers qua, guardate che belli che sono. E niente, adesso direi di togliere tutto questo e di andare a prendere la mia Obonichi e farvi vedere come avevo intenzione di settare, utilizziamo questo termine, la mia Obonichi. Allora, come prima cosa vado a togliere la parte laterale della mia Obonichi, della mia agenda, sperando di non romperla perché è quello che non voglio fare, ovvero rompere la mia Obonichi. Ecco qua. E andare ad inserire il quadernino da questo lato. Ok, per chiudersi si chiude, poi una volta che aprirò ho da un lato il quaderno e dall'altro la mia agenda. Quindi ci siamo, ok. In realtà potrei anche fare un lavoro del genere, questo segnalino andarlo a mettere direttamente qua sul quaderno. Ecco qua. Tra l'altro non è neanche scomodo da utilizzare perché c'è sotto l'agenda che fa rilievo. Ok, poi andrei a inserire il separé sul giorno di oggi, che è il 10. Non l'ho ancora utilizzato, lo so. Questo invece lo vado a inserire sulla visione mensile, così ho sempre disponibile da vedere il mese di riferimento. Vediamo un po'. Vediamo, aprendola dovrebbe vedersi esatto. Oggi faccio così e mi dà il giorno di oggi. Bellissimo. Acquisto approvato. E poi gli stickers, che in realtà sono anche sul retro, non l'avevo visti, sono doppio foglio, vedete? Sono tutti stickers diversi che volevo inserire sulla mia Obonichi e andarli a mettere qua in fondo, però ho paura che escano troppo. Adesso vediamo, che qua c'è proprio il mio set di stickers. Vediamo un po' se escono troppo.
No, beh, dai, direi di no. E poi, vabbè, questo che è il rullino con gli stickers, andrò sicuramente a metterlo all'interno del mio astuccio di lavoro. L'agenda non si chiude tanto, forse devo un attimo raddrizzarla, ok. Diciamo che vista così sembra una classica agenda, in realtà sono due cose diverse. Ho voluto provare questo stile qua perché l'ho visto a Megan e devo dire che avere tutto assieme è molto più comodo. Ok ragazzi, questa è ufficialmente la mia agenda per il 2023 completa di tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti, se volete anche un video dove vi faccio vedere come decoro una mia classica giornata tipo della mia agenda. Mi raccomando, vedrò sempre sotto nei commenti. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. E niente, detto questo, direi che ci vediamo con un prossimo video. Ciao!